e l'anello del potere percepì che era giunto il suo momento. Abbandonò Gollum, ma accadde qualcosa che l'anello non aveva previsto. Fu raccolto dalla creatura più improbabile che ci fosse, un hobbit, Bilbo Baggins della Contea. Così il fratello maggiore, che era un uomo bellicoso, chiese una bacchetta più potente di qualunque altra al mondo. Una bacchetta che facesse vincere al suo possessore ogni duello. Una bacchetta degna di un mago che aveva battuto la morte. Così la morte si avvicinò a un albero di sambuco sulla riva del fiume. Prese un ramo e ne fece una bacchetta che diede al fratello maggiore. Ma la maggior parte del calore proveniva dai corpi degli ospiti talmente ammassati sulle panche del banchetto, che chiunque sollevasse la coppa finiva per dare una gomitata nelle costole di chi gli sedeva vicino. L'indomani, a quella stessa ora, Rob sarebbe stato in marcia verso un'altra battaglia, questa volta contro gli uomini di ferro al Mot Cairn. Catelyn desiderò di nuovo che anche Vento Grigio fosse lì. Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli nella terra di Mordor, dove l'ombra cupa scende. Bang! Parecchi ragazzi urlarono. Harry sentì qualcosa di incandescente graffiargli il lato del viso. Affondò la mano in tasca per prendere la bacchetta, ma prima ancora di riuscire a toccarla, udì un secondo forte bang e un ruggito che echeggiò per tutta la sala d'ingresso. Ma perché il professor Silente vuole che smetta? A me non piace, ma è stato utile, no? Voglio dire, se non avessi visto quel serpente che attaccava il signor Weasley, il professor Silente non avrebbe potuto salvarlo. Vero, signore? A quanto pare l'oscuro signore non si era reso conto del vostro legame. Finora sembra che tu abbia provato le sue emozioni e condiviso i suoi pensieri senza che lui lo sapesse. Tuttavia, la visione che hai avuto poco prima di Natale... Quella del serpente e del signor Weasley? Non interrompermi, Potter. E ti avverto, Potter, lo capirò se non ti sei esercitato. Bene. Borbottò Harry. Prese la sua borsa e corse alla porta. Mentre la apriva si voltò a guardare Beaton, che gli dava le spalle. Stava raccogliendo i propri pensieri dal pensatoio e se li rimetteva con cura dentro la testa. Harry uscì senza aggiungere altro, chiudendo con attenzione la porta. La cicatrice gli pulsava dolorosamente. Il calice lontano. Ho detto raccoglilo! Oppure sei tanto goffo quanto brutto. Dove credi di scappare, zio Nan? Vento Grigio non rappresenta alcun pericolo per loro, mio lord, se ci sarò anch'io. Se a Lord Walder farà piacere servirmi stufato di corvo in salsa di vermi, non solo lo mangerò di gusto, ma chiederò anche una seconda porzione. Weasley! Ehi, hey, Weasley! Tuo padre è sul giornale, Weasley. Ascolta un po'. Altri errori al Ministero della Magia. Pare che i guai del Ministero della Magia non siano ancora finiti, scrive Rita Skeeter, inviato speciale. Recentemente sotto accusa per lo scarso controllo alla Coppa del Mondo di Quidditch e ancora incapace di giustificare la sparizione di una delle sue streghe, il Ministero è sprofondato di nuovo nell'imbarazzo ieri a opera di Arnold Weasley, dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani. Figuriamoci, non sono nemmeno riusciti a dare il nome giusto, Weasley. È come se fosse una completa nullità. E c'è anche la foto, Weasley. Una foto dei tuoi genitori a casa loro. Sempre che si possa chiamarla casa. Tua madre potrebbe anche perdere qualche chilo, no? Vai al diavolo, Malfoy. Andiamo, Ron. Ah, certo, sei stato da loro quest'estate, vero, Potter? Allora dimmi, sua madre è davvero così cicciona o è soltanto la foto? Hai presente tua madre, Malfoy? Quella faccia che fa come se avesse la cacca sotto il naso. Ce l'ha sempre avuto o è solo perché era con te? Non osare insultare mia madre, Potter! Tieni la tua bocchiaccia... Perduta! Il mio tesoro!